Andrea Moracchiato e Pierpaolo Rignanese, insomma, belli felici, belli carichi, bagnati e poi soprattutto con No, una no, bella quella no, bottiglia quella per prima partita. festeggiare. Mister, non me ne volere, parto dal cap, così gli Assolutamente, chiedo vai. subito, insomma, come avete vissuto questa partita che tra l'altro era anche parecchio dura, perché è È stata una stata partita dura, è complicata, però alla stata fine una siete partita dura, riusciti. ce l'abbiamo fatta come tutto il campionato, è stato tosto, abbiamo fatto un girone di ritorno importante e ce la siamo sudate, come tutto l'anno, quindi è stato ancora più bello. Assolutamente, cosa rappresenta per questa città, insomma, che ritrova finalmente la squadra in Serie D dopo tanti anni? Come l'avete vissuta voi questa stagione? Avete vissuto voi questa stagione, L'abbiamo dicevo? vissuta molto bene, soprattutto adesso molto bene. Come l'ha vissuta la città non lo so, bisogna chiedere al sindaco, però è andata bene, noi siamo contenti, abbiamo raggiunto un grosso risultato. Abbiamo fatto anche di più rispetto ai nostri obiettivi, Assolutamente. quindi Dai, grazie Andrea. Passo grazie. al mister. Insomma, mister, abbiamo spesso parlato al telefono, abbiamo spesso parlato nelle interviste. Non nascondo, te sei sempre rimasto tranquillo con i piedi per terra, senza mai fare pronostici. Però adesso, insomma, un sorriso, No, poi puoi strapparlo anche tu, insomma. sì, no. Prima di tutto, a mio avviso bisogna fare i complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato a questo campionato, perché è un campionato veramente importante, difficile, molto equilibrato e quindi i complimenti vanno veramente a tutte le squadre. Non era semplice dopo un anno, dopo il periodo Covid, e quindi questo ha un sapore importante. Poi merito dei ragazzi, abbiamo fatto un grandissimo lavoro. I ringraziamenti vanno praticamente a tutti, a tutto lo staff, a tutta la squadra, a tutti i ragazzi, quindi è stato veramente un bel momento, è stato un bel percorso, ce lo meritiamo perché siamo stati bravi, quindi ti dico, ci teniamo stretta questa vittoria, consapevoli appunto della difficoltà, consapevoli che questo appunto ci dà forza, ci dà in qualche modo consapevolezza di essere veramente una grande squadra. Assolutamente, spesso non viene elogiato, insomma, in questo girone di andata eravate, insomma, anche fuori dai playoff addirittura. Avete fatto un girone di ritorno incredibile, avete mantenuto un ritmo che forse è decisamente più alto di tutte le altre e adesso avete fatto veramente Ma una noi rimonta avevamo incredibile. l'handicap di non essere ripartiti lo scorso anno e quindi questo sicuramente dal punto di vista fisico ha fatto sì che alcuni giocatori comunque non eravamo in grandissima condizione. Poi col tempo, col lavoro, con la consapevolezza di quello che eravamo, abbiamo carburato, però detto questo anche il girone d'andata comunque è stato ottimo. Era nei nostri programmi, quindi noi non abbiamo mai perso due partite consecutive come hanno fatto anche altri che sono in competizione con noi, che erano in competizione con noi, quindi sicuramente il percorso ottimo, il girone d'andata pure, anche perché probabilmente è servito anche quello per darci la forza di fare qualcosa di importante. Certo, assolutamente. Mister, ti lascio festeggiare. Grazie, Complimenti da parte di tutta la redazione per il traguardo. grazie mille.